un viaggio musicale attraverso le sonorità del New Jazz, del Soul e del New Soul, ha preso vita alcune sere fa a Lecce, presso la sede del Rettorato dell'Università del Salento in piazza Tancredi. Si tratta di un concerto della Yamaha Music School, curato nella direzione artistica da Barbara Lofari, insieme al docente di pianoforte Giuseppe Magannino. Un evento che la Yamaha Music School ha voluto interamente dedicare all'associazione For Life Onlus, realtà che ormai da anni opera a sostegno dei bambini e delle famiglie che vivono situazioni di disagio. Non sono pochi i motivi che hanno attirato l'attenzione della prestigiosa Accademia Musicale su questa realtà associativa, come precisa la dottoressa Lofari. Questa sera ci troviamo nel chiostro del Rettorato per un concerto, e il concerto è quello degli allievi di musica d'insieme della Yamaha Music School di Lecce. Io sono la direttrice e quest'anno il concerto ha una finalità bellissima. Noi devolveremo il ricavato ad un'associazione veramente molto prestigiosa, la For Life, perché si occupa di bambini, ci ha colpito tantissimo per tutto quello che fanno in Italia ma anche in tutto il mondo. E dare un contributo con la musica è veramente il nostro obiettivo, l'obiettivo di questa sera, e ne sono veramente onorata. Un evento che ha intrecciato la musica alla solidarietà, l'allegria alla condivisione, che ha richiamato l'attenzione su numerosi problemi presenti nella nostra stessa comunità che spesso vengono superati dall'indifferenza di una società poco attenta e frenetica. Sono molte infatti le famiglie del territorio a vivere un periodo di difficoltà economica, come precisa il dottor Sauro Bezzi, referente di For Life per la città di Lecce. Ringrazio la Yamaha Music School per averci privilegiati in questa serata, dedicare la serata a noi è una cosa che ci fa molto piacere, perché non è altro che la conforto e la conferma che quello che abbiamo fatto in questi anni è stato apprezzato e viene apprezzato, quindi ci dà forza per continuare. I nostri progetti immediati prevedono proprio l'inaugurazione di questa infermeria solidale, ci lavoriamo da un po' di mesi in maniera intensa, e questa infermeria è rivolta soprattutto alle persone più deboli, alle fasce più deboli della società leccese, persone che non hanno neanche la possibilità di pagarsi il ticket per curarsi, e ce ne sono tantissime purtroppo sul nostro territorio, per cui l'infermeria è rivolta esclusivamente a loro in questa prima fase. Pensiamo di poterla inaugurare a fine settembre, massimo primi di ottobre, burocrazia naturalmente permettendo, perché quelli sono i più grandi ostacoli che noi troviamo a lavorare qui in Italia. Proprio la burocrazia ci blocca, ci rallenta qualunque iniziativa purtroppo. È una cosa cui noi teniamo, mia moglie teneva da molti anni e ce l'abbiamo fatta adesso. Grande soddisfazione espressa quindi per la riuscita dell'evento dall'associazione For Life, che tra le attività di volontariato in cantiere ha previsto la realizzazione di un'infermeria solidale. Un progetto che andrà a concretizzare un aiuto per le fasce più deboli della comunità, così come ci viene dettagliatamente descritto dal dottor Bezzi. È un sogno che si è realizzato dopo sforzi di alcuni anni, perché insomma non era facile trovare i locali, non era facile trovare la collaborazione di altre associazioni, perché le cose non si fanno mai da soli, bisogna essere sempre assieme ad altre. Noi stavolta abbiamo trovato dei partner veramente interessanti, il CIF che ci dà i locali, l'Antes che ci ha sostenuto anche finanziariamente, ci sono l'associazione dei medici che ci aiutano, ci sostengono e ci prestano la loro opera, insomma, quindi è una cosa veramente insomma, a cui teniamo in modo particolare, e credo veramente che abbia un impatto sociale importante sul nostro territorio. È stata quindi una serata di divertimento, di cultura e di solidarietà. Come, oltre agli artisti della Yamaha Music School, ha visto la presenza di Beat 5, gruppo musicale nato nel 2011 con il fine di riscoprire la polifonia vocale, raccontando storie e personaggi con la creazione di spettacoli teatrali suggestivi e coinvolgenti. For Life continua quindi la sua opera nel ricordo del sorriso dell'indimenticabile Titti Martina, moglie di Sauro Bezzi ed infaticabile referente For Life, prematuramente deceduta nel febbraio scorso. Tutte le attività, come già precisato dal referente dell'associazione, vengono svolte in collaborazione con le istituzioni civili e religiose,
nel tentativo di manifestare concretamente la propria vicinanza a chi vive con sofferenza le difficoltà della vita. Campi Salentina anche quest'anno in festa per fare memoria di San Pompilio Maria Pirrotti, sacerdote calasanziano, un santo amato che ha lasciato tracce indelebili nei cuori dei campioti. Momenti di incontri e di preghiera nel santuario che custodisce le spoglie di San Pompilio, morto il 15 luglio 1766 a Campi Salentina e canonizzato nel 1934 da Pio XI. Un santo ancora oggi testimonianza viva di servizio, cura dei bisognosi e fedeltà a Dio, come dalle parole di padre Adolfo Garcia Duran, rettore del santuario. Il messaggio di San Pompilio è molto d'attualità, perché dalla sua tomba grida al mondo di ateismo di oggi, grida Dio, Dio, Dio e niente più. Questo è il messaggio di Pompilio, chiarissimo, che sta anche scritto nella sua tomba. E per quello che è l'importanza di San Pompilio, dovete pensare che San Pompilio, cioè Campi Salentina, è conosciuta oggi in 4 continenti, in 42 nazioni, in tante scuole dei padri scolopi che hanno tutto questo culto a San Pompilio. È un culto, San Pompilio è un santo, almeno l'esperienza che io ho qui a Campi, è un santo vivo. Quasi tutte le famiglie di Campi hanno avuto una grazia speciale di San Pompilio. E se non sono tanto grati, e per questo vengono sempre alla festa, eccetera. E nel suo tempo stava il giansenismo, che Dio era tutto rigore, e lui no, predicava Dio è amore, Dio è misericordia. Questo è il messaggio evangelico, come tutti i santi lo hanno vissuto, però lui è specialmente stato perseguitato per questo. Il fascino e l'attualità di una figura del Settecento, persona colta ed educatore, proiettato verso il futuro come spiritualità, una carità educatrice capace di parlare al mondo contemporaneo. Suo modello di vita, Giuseppe Calasanzio, di cui scelse di essere figlio. San Pompilio è un personaggio molto attuale, perché il suo carisma si è manifestato soprattutto all'interno della famiglia dei Padri Scolopi, nell'attenzione verso i ragazzi, l'educazione. Lui è stato un grande educatore. Allo stesso tempo è stato anche un grande sacerdote che ha diretto spiritualmente tantissime persone, famiglie, ha cercato di rinnovare anche certe modalità della pietà popolare. Pensiamo al Sacro Cuore, pensiamo alla Madonna che lui parlava di come mamma bella. Cioè sono tutte realtà che fanno intravedere in questa figura un personaggio che era totalmente dedicato all'annuncio del Vangelo e a testimoniarlo con la propria vita, soprattutto poi nell'ultima parte, con un'attenzione prevalente verso i piccoli, verso i poveri, potremmo dire verso gli scarti, per usare un termine caro a Papa Francesco, perché è stato molto attento alle situazioni di povertà, della miseria, soprattutto a Campi, ed è intervenuto, direi, con tutte le modalità possibili. Quindi ha saputo unire quello che è un atteggiamento di misericordia e di formazione religiosa ad un impegno solidale con gli ultimi. Presente anche l'arcivescovo Michele Seccia, che ha sottolineato lo spessore spirituale e morale del santo. Sono particolarmente contento di essere a Campi per celebrare questa festa ed è una gioia per me poter ancora una volta ricordare l'eccezionale carisma che questo padre scolopio divenuto santo ha coltivato e lasciato in eredità. Egli si è posto davvero alla sequela di Cristo Gesù, rimanendo sempre fedele a quei crismi espressi nel Vangelo. Ma a noi, suoi fedeli, questo non può e non deve bastare. Ci dobbiamo chiedere, noi oggi, se sappiamo essere suoi imitatori, se anche noi abbiamo la volontà di essere discepoli della sua parola, di essere accanto a chi si trova in difficoltà, a confortare gli emarginati, ad essere misericordiosi con il prossimo. E poi l'invito finale dell'arcivescovo ai campioti: siate orgogliosi del fatto che San Pompilio riposi nella vostra città,
e quindi dovete essere custodi, vigili e gelosi della sua memoria. Fate attenzione però a non rimanere dei semplici vigilanti dei suoi resti mortali, perché vigilare vuol dire soprattutto valorizzare ciò di cui si ha la custodia, e voi avete il compito di far rivivere completamente gli insegnamenti che egli ci ha lasciato. Il desiderio di gridare forte al mondo che esiste una vita che travalica barriere ed ostacoli, che non si lascia condizionare dalle difficoltà, che è libera di volare, come i pensieri, come i sogni. Questi contenuti del libro scritto dal nostro collaboratore Francesco Sala, dal titolo «Sono libero di amare, la mia vita con la SLA», presentato giovedì scorso a Campi Salentina, nei giardini del Centro Culturale Casa Calabrese Prato. Un volume che squarcia il velo dell'ipocrisia nei confronti dei malati di sclerosi laterale amiotrofica e concede al lettore una prospettiva differente nel rapporto che si instaura tra chi ne ha affetto ed il mondo circostante. All'evento ha assistito una platea numerosa che ha avuto modo di apprezzare lo stile adottato dall'autore nel raccontare le vicissitudini che è costretto a sostenere da 3 anni a questa parte, da quando, cioè, gli è stata diagnosticata la SLA. Una sorta di diario personale che Francesco ha però deciso di condividere e dal quale traspare la straordinaria serenità con cui sta affrontando questo doloroso percorso, serenità che gli deriva dalla forte fede in Dio. È un filo d'oro sotteso dalla prima all'ultima pagina del libro, è la presenza di Dio nella mia vita. Ho vissuto, e vivo una vita meravigliosa, da uomo libero, la verità ci rende liberi. È un inno alla vita che voglio annunciare a tutti, anche a chi, come me, vive in compagnia della SLA o di altre malattie invalidanti. La malattia non mi ha fermato, continuo a scrivere e vivere da uomo libero di amare tutti, memore della frase del Vangelo. A chi mi ama mi manifesterò. Di fronte all'imprevisto potremmo assumere come linea guida il disimpegno, oppure la proposta di Sant'Ignazio de Loyola, agisci come se tutto dipendesse da te, sapendo poi che in realtà tutto dipende da Dio. La presentazione del libro rientrava nella prima serata dell'Inusuale Book Fest, una manifestazione culturale creata da Isabella Picci. Inusuale Book Fest, quest'anno è la seconda edizione, nasce l'anno scorso a settembre, l'idea proprio di portare i libri nelle case delle persone, nei nostri spazi più intimi, ed è una rassegna molto semplice, io la definisco veramente semplice, in base a un principio di prossimità, di vicinato, e allo scopo proprio di unire le persone, perché aprendo la nostra casa l'obiettivo è quello proprio di unire le persone. Sappiamo benissimo che i tempi che stiamo vivendo, c'è una grande crisi che non è solo economica, istituzionale, ma soprattutto antropologica. Allora credo che il libro può aiutare a vivere meglio, può aiutare una comunità, come dire, anche ad abbattere quei confini talvolta fisici che possono esserci tra le persone, abbattere anche, come dire, anche tutta i messaggi spesso sui social che vediamo di indifferenza, di messaggi veramente, io direi proprio li definirei di cattiveria. Quindi il libro può unire le persone e noi crediamo in questo progetto che in realtà è un contenitore, come dire, culturale, si è costituito anche un collettivo dove fanno parte delle persone che mettono a disposizione semplicemente ma anche, come dire, suggerire che cosa vogliamo, di che cosa vogliamo riempire di contenuti la nostra rassegna. È un festival, direi, non alternativo ai grandi festival che ci sono in giro, ma sicuramente complementare. Il libro di Francesco si inserisce bene perché intanto Francesco e anche Paola sono due persone, membri di questo collettivo. Sin dall'anno scorso loro sono entrati a far parte di questo collettivo e quindi anche loro, nonostante Francesco anche con la sua malattia, contribuisce alla realizzazione, insomma, della progettualità che abbiamo messo in atto sia l'anno scorso che quest'anno. Naturalmente non potevamo non presentare questa sera il libro, perché il libro di Francesco è un inno alla vita e noi, come dire, questa sera, ma anche nella nostra rassegna, vogliamo, come dire, parlare dei veri sentimenti che possono unire. E uno dei grandi sentimenti, il sentimento più universale, è quello appunto dell'amore, e noi crediamo in questo.
L'appuntamento è stato moderato dal giornalista Rosario Faggiano ed ha visto gli interventi, oltre che della stessa Picci, dell'assessore alla cultura del Comune di Campi Salentina, Laura Palmarigi, dell'editor Chiara Favotti e di Roberta Fasiello, della Facoltà di Economia di Unisalento, che, tra le riflessioni emerse, hanno offerto uno spaccato sugli effetti sociali che una patologia così grave comporta. Solo in Italia, ad esempio, secondo l'Osservatorio sulle malattie rare, si stima che siano almeno 3.500 i malati di SLA, con 1.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno. Sul palco dei relatori anche Paola Greco, moglie di Francesco e collega di Portalecce, che ha approfittato della circostanza per annunciare ufficialmente la nascita di un'associazione Onlus che si propone di aiutare e sostenere persone con disabilità di ogni genere o in stato di bisogno, fornendo assistenza e supporto logistico. Allora, un'associazione è nata dall'esigenza che abbiamo vissuto in prima persona di andare incontro a quelle che sono le problematiche dei disabili, in particolare dei malati di SLA e di tutti i disabili in genere. Il fine dell'associazione è cercare di essere vicini ai malati, ai disabili e alle loro famiglie in tutte le loro problematiche, come può essere un momento per fare compagnia quando sono soli o aiutarli eventualmente a sbrigare delle pratiche dove c'è gente che non può farlo o ha bisogno di indicazioni a riguardo, e venire incontro a quello che è il bisogno di ogni disabile, di ogni persona che si trova in una situazione di difficoltà. Io sono il presidente e c'è già un direttivo, tra un po' uscirà il sito che è stato a giorni, che è stato realizzato, e ci si può rivolgere ai riferimenti che sono stati fatti e quindi si danno delle informazioni a riguardo tutto quanto. L'invito è quello di... abbiamo bisogno, proprio perché siamo all'inizio, di tante forze, di tante persone che vogliano crederci e dare una mano, perché la differenza si può fare e la si fa anche in questo, la disponibilità materiale, la disponibilità anche ad un sorriso, anche ad un appoggio. L'associazione è assolutamente non a scopo di lucro e tutto quello che si realizzerà sarà fatto per chi ha bisogno. Apertura straordinaria della chiesa di San Giacomo presso Torre del Parco, un luogo di arte e di fede, dal 2003 abbandonato all'oblio, il cui ritorno alla luce rappresenta un recupero della memoria storica e un omaggio alla città di Lecce, in una prospettiva di integrazione e condivisione dei beni culturali. Restituiamo al territorio quello che è del territorio. È bello pensare che quando nacque, questo era un convento, ed era un convento francescano che, come tutti i conventi, erano fuori dalla città ma al servizio della città. Poi nacque l'ospedale psichiatrico e quindi divenne a servizio di una struttura sanitaria. Nel tempo, diciamo, è stato lasciato dalle suore che lo tenevano perché erano le custodi dell'attività assistenziale proprio nell'ospedale psichiatrico, e quindi ha avuto una fase proprio di oblio, come dicevate giustamente voi. Adesso viene riconsegnato ad una comunità che è una comunità particolare. Sua Eccellenza ha pensato di destinarlo appunto alla Chiesa Ortodossa Romena, ma fa il paio anche con l'altra chiesetta che l'abbiamo assegnata alla comunità dei migranti con i padri comboniani. Quindi diciamo che si riapre all'Europa, come è giusto che sia questa struttura. Per lungo tempo ridotta a colombaia, recuperata grazie all'interesse di Mario Maestoso, presidente della sezione leccese d'Italia Nostra, appassionato cultore di arte e profondo conoscitore della città, che per l'occasione ne racconta l'evoluzione storica. Questa chiesa è stata chiusa per quasi 20 anni, questa è la verità. E io 2 anni fa ho fatto alcune ricerche per sapere di chi fosse la proprietà. Dopo vari mesi ho avuto la certezza, perché il capo del personale della provincia mi ha detto che questa appartiene all'ASL, quindi è una chiesa che appartiene all'ASL ed è una chiesa consacrata. Questa chiesa è molto legata a noi leccesi perché fa parte della Torre del Parco. Nel 1440, quando Giovanni Antonio viene e trasferisce la sede da Belnovo a Torre del Parco,
gli crea una cappella e la dedica a San Giacomo. Ecco perché questa è la chiesa di San Giacomo. Poi viene ristrutturata nei vari secoli, viene data ai Barbanti, poi agli Alcantarini, gli Alcantarini di Napoli, e poi in seguito gli Alcantarini di Napoli si distaccano e creano gli Alcantarini di Terra d'Otranto fra Lecce e Squinzano. Questa diventa una chiesa importante, chiesa e convento, perché poi adesso è tutto sigillato, però è, come al solito, è chiesa e convento. Questo è quello che sappiamo tranquillamente. Dopo diventa caserma, diventa ospedale questa struttura, questo convento, e poi diventa ex office. Con l'abolizione degli ospedali psichiatrici ancora si fanno alcune funzioni, qua c'erano le suore di Ivrea e quindi gestiscono queste cose. Poi dal 2003 non ho più notizie, sicuramente passerà all'ASL e poi è stata completamente abbandonata. Con la mia iniziativa, con l'iniziativa dell'ASL che ha compreso il bene che abbiamo, e con l'intervento anche della Curia, in questi giorni li facciamo vedere questi bellissimi gioielli e questa bellissima chiesa, anche se sta in condizione un pochettino disastrata, alla cittadinanza leccese. Questo era l'impegno che mi ero preso 2 anni fa, l'ho portato a termine e penso di averlo risolto. Un progetto che ha portato all'apertura della chiesa al pubblico, in occasione della solennità di San Giacomo, un tempo venerato con una grande festa che ha le sue origini nel XV secolo. E dopo tanti anni di silenzio, l'arcivescovo Michele Seccia ha celebrato l'Eucarestia in un luogo che ancora ha memoria viva della fede e del senso di appartenenza ad un territorio nella convivialità delle differenze. Per poter celebrare, grazie a Dio, sono stati fatti diversi lavori, perché c'erano gli uccelli l'ultima volta che siamo entrati, e grazie a Dio è stata veramente recuperata bene, per cui almeno oggi che è la festa possiamo celebrare l'Eucaristia qui e anche fare in modo che i tesori, i monumenti, i beni culturali e religiosi che la tradizione ci ha lasciato non vadano persi, al contrario, ecco siamo qui. E anche all'insegna della comunione con i fratelli orientali andiamo avanti per celebrare.